Buongiorno e buona giornata a tutti voi, cari amici, fan al vostro Nicola De Lucia. Ebbene, dopo essermi svegliato e aver visto che oggi qui nella nostra città di Trani è davvero una brutta giornata, soprattutto per quanto riguarda il tempo, è allora la situazione ideale per stare un po' al calduccio. Ma veniamo al vero motivo di questo video di oggi. Parliamo dell'Olimpia Milano che purtroppo a noi perde KO interno che insomma alla fine potrebbe anche rivelarsi problematico per quanto riguarda la qualificazione alla seconda fase del massimo torneo continentale. Per quanto riguarda la sfida, per esempio, nel primo quarto c'è stato equilibrio, un po' di vantaggio per i padroni di casa, poi l'Alba Berlino ha chiuso avanti 27-25. Nel secondo periodo, leggero vantaggio dei milanesi all'inizio, poi riprende a dominare per certi versi la squadra ospite, 45 pari all'intervallo lungo. Nel terzo periodo regna Milano, prende coraggio e si porta avanti fino ad un certo punto a 67 pari, dove prende un altro piccolo vantaggio l'Alba Berlino 75-73 alla fine del terzo periodo, e nel quarto tempo i milanesi non ci sono affatto. Difatti prende anche il vantaggio in doppia cifra la squadra ospite. Vittoria dell'Alba Berlino quotata abbastanza bene, 3 da 3,22, 3,60, 3,80. Se vogliamo parlare di statistiche dei giocatori, per esempio i primi tre: Eriksson, Alba Berlino 22 minuti, Mizov Milano 20 punti, Luis Scola Milano 15 punti. La classifica al momento dice che Milano, dopo il successo che ha ottenuto, seppur così striminzito in casa contro il Bayern Monaco settimana scorsa, ritorna a perdere ed è la quarta sconfitta nelle ultime 5 gare. Milano comunque al momento è ottava, proprio nell'ultima posizione per passare alla seconda fase, 11 vittorie e 12 sconfitte. Prossima partita tra 2 giorni a Barcellona, credetemi, Barcellona è un campo difficilissimo. Difatti il Barça viene da 3 successi di fila, l'ultimo dei quali in casa contro lo Zenit San Pietroburgo 90-72. Giocherà questa sera alle 21 in casa del Valencia. Valencia, che è un'altra squadra che lotta come Milano per passare alla seconda fase. Alba Berlino, invece, che a piccola marcia prova ad avvicinarsi tra le prime 8 della classe, dopo 2 sconfitte di fila è tornata al successo, 8 vittorie e 15 sconfitte. Comunque, chiudiamo ribadendo appunto il risultato: Milano perde in casa dopo il successo contro il Bayern, contro l'Alba Berlino per 102-96. Adesso il cammino, come è anche stato per le altre partite, va un po' in alternanza e diciamo che non va tanto bene, perché sì, magari abbiamo per esempio l'Anadolu Efes che ha solo 3 sconfitte, però comunque insomma 12 KO sono pesanti e proprio le sconfitte sono di più delle vittorie. Questo sicuramente è un fattore che non va. Quindi
Alba Berlino batte Milano, l'Olimpia Milano 102-96. Noi ci vediamo tra un po' per un video. Finalmente arriva il video sull'NBA dedicato all'ultima partita dei Los Angeles Lakers. Grazie a tutti, ci vediamo tra un po'.